Gianluca Angelino, stamattina aperitivo per l'apertura ufficiale della Sprinium Festival 2017. Allora, cosa ci sarà il 9, 10 e 11 giugno a Cesa? Il 9, 10 e 11 a Cesa ci sarà la Sprinium Festival, tre giorni dedicati al vino a Sprigno. Ci saranno degli spettacoli, dei tour enogastronomici, delle degustazioni di vino a Sprigno e quant'altro. Quindi invito tutti ad essere presenti nei tre giorni in piazza a Cesa. Il 9, che è venerdì, ci sarà l'apertura del festival con Tommaso Primo in Piazza De Michele, accompagnati da stand gastronomici, mercatini e quant'altro. Il sabato avremo lo spettacolo iniziale nel pomeriggio, ci sarà la scuola media Francesco Bagno che farà una cosa molto bella ed interessante, quella di decantare Dante nelle grotte. Poi la sera ci sarà lo spettacolo musicale in piazza con musiche e balli della tradizione popolare, la Paranza Rolione, mentre in seconda serata ci sarà Made in Sud con Antonio D'Ausilio. Domenica mattina invece abbiamo l'evento principe della Sprinium Festival, che è l'appuntamento ormai storico delle grotte aperte. In realtà è un viaggio attraverso il sottosuolo cesano e sarà organizzato come sempre una visita alle grotte accompagnato da spettacoli teatrali itineranti. E il pomeriggio ci sarà praticamente una degustazione all'interno della cantina Masseria Campito e la sera lo spettacolo in piazza con Emanuele Panza. Credo che sia un qualcosa di positivo il fatto che gli esercizi commerciali, in particolare i bar, hanno accolto questa proposta che abbiamo formulato in maniera congiunta amministrazione comunale e Proloco di utilizzare il vino a Sprigno come elemento caratterizzante dell'offerta commerciale, quindi proporre degli aperitivi fatti con la Sprigno in modo tale che questo prodotto locale possa diventare ancora di più un'eccellenza del territorio. Questo ci inorgoglisce e ci fa capire che siamo su una strada, su una direttrice importante che può consentire a tutti quanti insieme, quindi anche le attività commerciali, di lavorare per la promozione di questo prodotto. Guida, i cesani come reagiscono, come prendono questo festival? Sono partecipativi? Allora, diciamo che c'è ancora tanto da lavorare sotto il profilo della sensibilizzazione. Talvolta stesso l'amministrazione comunale è stata accusata di puntare troppo sul vino a Sprigno e quindi questo è sintomatico di una cultura che ancora deve raggiungere la consapevolezza di avere sul territorio una risorsa importante. Quindi c'è ancora, sotto questo aspetto c'è ancora da lavorare, la partecipazione dei cittadini al festival c'è, ma quello che ci deve essere è il raggiungimento di una consapevolezza, cioè che questo prodotto insieme alle grotte Tufacio rappresentano un'eccellenza del territorio e possono diventare un momento di sviluppo, di promozione del territorio, ma anche di creazione di posti di lavoro. Quando raggiungeremo questa consapevolezza, io credo che anche dal punto di vista amministrativo potremmo essere soddisfatti. Poi c'è ancora tanto da fare, cioè da immaginare la creazione a livello locale di un'azienda che possa produrre il vino fatto da queste terre. C'è ancora da lavorare su quella che è la creazione del parco agricolo urbano, quindi è un percorso ancora lungo.